Mancano gli infermieri, sospeso il servizio notturno di gastroscopia d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. A lanciare l'allarme, dopo la decisione presa dal responsabile del reparto, è la CGIL. In caso di emergenze bisognerà dirottare i pazienti su Salerno. Un disservizio gravissimo per il bacino d'utenza della struttura di Viale San Francesco, a cui afferiscono persone non solo dall'agro nocerino sarnese, ma, come noto, dall'intera Valle dell'Irno, dall'area stabiese e da quella vesuviana. Nella nota indirizzata ai vertici ospedalieri e a quelli dell'emergenza territoriale, il dirigente dell'unità di gastroenterologia, Antonio Cuomo, evidenzia le difficoltà organizzative per la stesura di un turno di servizio che garantisca la presenza H24 di un infermiere, per cui restano scoperti i turni notturni dell'intero mese di aprile. Non è la prima volta che l'endoscopia si ferma. A gennaio scorso ci furono problemi con gli apparecchi per il lavaggio delle sonde e dunque per una settimana il servizio si bloccò, causando lo slittamento di circa 100 esami. L'unità nocerina è l'unica struttura che effettua questo tipo di esami nell'agro nocerino sarnese. L'impossibilità a coprire i turni notturni per il mese di aprile ha costretto dunque il dirigente del reparto a comunicare al servizio 118 di dover trasportare le eventuali urgenze legate alle emergenze emorragiche digestive che si dovessero verificare negli orari notturni al Ruggi d'Aragona di Salerno. Impossibile ripiegare anche su Vallo della Lucania, dove si registra lo stesso problema di carenza di personale. La sospensione notturna per il momento riguarda aprile, ma se non arriveranno rinforzi si potrebbe trattare di una decisione a tempo indeterminato. Inoltre, anche i medici sono centellinati, tant'è che la guardia notturna è assicurata con le reperibilità. Per la CGIL, a parlare sono Gennaro D'Andretta e Generoso Forte della Funzione Pubblica, la sanità nell'agro nocerino sarnese è prossima allo sfascio. Non ci sono più le condizioni per garantire un adeguato percorso diagnostico, medico, chirurgico e assistenziale ai pazienti, in particolare a quelli del presidio ospedaliero Nocera Pagani. Aggiungono i sindacati che parlano di barca alla deriva. Stanno facendo i cambi di gravità, non si è.